vogliamo innescare iniziative che prevedono l'apertura di circa un paio di prosciutterie all'anno. Probabilmente andremo nei prossimi anni a Milano e Roma, no? E poi ci affaceremo su mercati esteri in Europa. Ma io, per quanto mi riguarda, insomma, avrei anche concluso. Se qualcuno avesse delle domande in merito al progetto, prego pure di farlo. Sì. Le domande per tutti. Allora, come dicevo anche prima, proviamo a completare il quadro del territorio. I galletti inventati ad Aviano, una formula di somministrazione di galletti fatti in una maniera ideale, abbinato alla birra artigianale. Quindi vediamo quali sono le prospettive della birra artigianale, vediamo all'interno di questo format se è il galletto che tira o anche la birra artigianale, insomma spieghiamo il modello che voi avete proposto alla vostra clientela e anche ai potenziali clienti del futuro. Buongiorno, Franco Rigo, come mi sono presentato prima. Credo che siate quasi tutti del nostro territorio, molti forse conoscono già il nostro locale, il nostro primo locale di Aviano. Premetto che non siamo nati facendo birra e facendo gallette ad Aviano, la nostra società si chiama Paradise e esiste dall'84. Gestivamo discoteche, Paradise Bistro, e abbiamo avuto la gestione del Motel Spia per moltissimi anni, dove facevamo una ristorazione tradizionale. L'esigenza di fare un locale di nuovo tipo ci ha portato ad Aviano a produrre birra, con la legge che nel 94 ci ha permesso di fare birra artigianale, siamo stati tra i primi produttori di birra artigianale. Nasce proprio come produzione di birra il nostro locale. L'idea era fare la birra artigianale fatta in casa. Eravamo in pochi allora, quindi in Italia in assoluto, ma molte, molte, per lo più le altre birrerie erano produttori di birra artigianale senza il locale, quindi uno dei primi brew pub d'Italia. Brew pub, quindi produzione e mescita di birra. Siamo nati così, l'idea era un'esigenza. Avevamo comunque ancora la ristorazione, ancora la discoteca, l'esigenza era avere un format con poco personale, pensate, nata per un'esigenza del periodo in cui il personale incideva molto, incide ancora, ma l'avevamo nella gestione dell'azienda, dove azienda per me rimane comunque un gruppo di persone che lavora per produrre utile, e molto di questo utile se ne andava nel personale, e così abbiamo deciso di introdurre un format nuovo dove prevedevamo due persone in cucina, tre persone fuori con il titolare. Pensate, adesso un locale come Aviano impegna 18 addetti e in tutto il gruppo più di 300. Quindi forse abbiamo anche sbagliato la nostra visione. Avevamo una visione e anche una visione per arrivarci, invece ci siamo trovati a fare un mercato completamente diverso. L'errore e la fortuna è stato inserire questo galletto alla brace, perché l'idea nasceva dal fatto che si doveva mangiare con le mani. Vi ricordate la norma che diceva che se si mangiava con le posate, si metteva il coperto, bisognava fare la ricevuta fiscale, e se no si poteva fare solo lo scontrino? E noi abbiamo detto, vabbè, facciamo, si mangia con le mani, c'è il coperto, facciamo questa cosa nuova. Solo Paninoteca ci sembrava poco, avevamo questo prodotto galletto in un ristorante che si chiama Dagino, a Giais, sulle rive di Giais, ad Aviano, sempre nel nostro territorio, che andava bene, era piaciuto. A mio fratello Daniele, la D di Benfed, che era addetto alla produzione di birra, venne in mente la cottura del galletto come churrasco brasiliano, come l'aveva visto fare a Rio de Janeiro durante le sue vacanze da singolo. È stato singolo un po' di volte. E così, abbinato alla cottura sulla brace di legna con churrasco brasiliano, un galletto
Valle Spluga, perché vi ricordo che cioè, il nostro punto di forza è che noi lavoriamo e cuociamo un galletto di primissima qualità, un galletto Valle Spluga che è allevato a terra in una maniera particolare, con dei procedimenti particolari per rendere questo galletto veramente appetitoso, e questo è il nostro punto di forza. Punto di forza, prodotto di qualità, birra prodotta con malti costosi, perché allora per fare della birra artigianale c'era solo del marchio, del malto veramente costoso sul mercato. Andavamo a reperire in Germania, eravamo all'inizio, lieviti costosi, freschi, malti costosi, procedimento costoso per avere un prodotto di alta qualità. Non abbiamo cambiato questa scelta, adesso sul mercato ci sono i malti a basso costo, noi continuiamo con il nostro prodotto perché ha pagato e ci ha portato successo. Questo ha fatto però sì che il successo del galletto, che i nostri premi ce li hanno dati i clienti, noi abbiamo iniziato con il galletto come contorno di un menù di panini, doveva essere il completamento, non era il progetto, e solo che era buono, si mangiava con le mani, era divertente, le arachidi a terra, birra di qualità perché rimane ed è comunque la birra di qualità, la birra artigianale è birra di qualità. E così il successo del primo locale di Aviano, subito copiato da altri format, ma e subito ci ha costretto ad uscire dal nostro territorio e a fare le altre province, altrimenti comunque altri avrebbero fatto galletto e fatto magari anche male, quindi abbiamo dato l'opportunità ad altri ristoratori, ad altri colleghi di affiliarsi a questo nostro marchio, e abbiamo creato una società di franchising, quindi cedendo il nostro nome, il nostro know-how, abbiamo aperto altri 24 punti vendita, in verità ne abbiamo aperti 26, però uno è stato chiuso. Abbiamo aperto altri 24 punti vendita dove in giro per l'Italia, siamo adesso a Catania, il punto più lontano, molti sono nel Piemonte, nella regione Piemonte, abbiamo Milano, abbiamo Brescia, ci siamo radicati più nel nord Italia. Questo galletto comunque funziona, è un prodotto semplice. La gente lo mangia con le mani, sta in un ambiente divertente, abbiamo creato anche un ambiente abbastanza divertente, abbiamo addirittura una sound identity, abbiamo una radio in questo momento, una store radio, quindi in tutti i locali la stessa musica, una certa appartenenza a un gruppo, e quindi ci siamo. Dopo comunque esistono anche delle piccole difficoltà di percorso, il format che diciamo che se uno abbraccia un format dovrebbe crederci fino in fondo, e in alcuni casi non è stato così, però poi alla fine i nostri partner, i nostri affiliati si sono resi conto che è un errore ampliare il menù, è un errore mettere troppe cose o divenire come gli altri a tutto campo. Noi facciamo galletto e facciamo birra, arachidi da buttare a terra, musica, punto. Questo è quello che vorremmo fare per sempre. Con grande felicità scommetto di quei signori in divisa che popolano Aviano, saranno contenti di questa formula, immagino. Dunque, Lorenzo, a monte il tuo successo, c'è un'esperienza manageriale, imprenditoriale, c'è un passato con rispetto al tuo presente. Quindi io proverei a spezzare il tuo intervento in due parti. Cosa ti ha spinto, venendo da altri mondi, a puntare sul mondo dei pubblici esercizi, e cosa questa esperienza poi ti ha, quanto questa esperienza poi ti ha indotto e spinto a inserire importanti elementi di innovazione che poi sono stati anche valutati e anche premiati dalla nostra casa madre
Confcommercio. Raccontaci un po' cosa c'era prima in Lorenzo Farina. Grazie. Quindi ripeto, per chi è arrivato adesso, mi chiamo Lorenzo Farina. Allora, di mestiere sono di fatto un pubblicitario, per cui questa è la mia origine. Prima di essere un pubblicitario sono stato un manager fondamentalmente due grandi multinazionali del largo consumo, dove ho seguito prodotti come Dash, Pampers, Mastrolindo, Viacal, questo per tutta la parte non alimentare, poi 10 anni nel gruppo Danone, dove ho gestito tutto il business mondiale delle acque minerali del gruppo, quindi Ferrarelle in Italia, Boario, Evian, eccetera. E poi tutta la parte ovviamente di Danone che conosciamo, yogurt, biscotti, eccetera. Quindi 20 anni nel mondo del marketing delle multinazionali, ma una grandissima passione per la cucina, un amore viscerale che era nato in due momenti. Il primo, quando osservavo mia nonna, che all'epoca preparava tutto in casa, quindi ero totalmente affascinato dalla capacità di partire da materie prime come le uova, l'acqua, il sale, e alla fine di servire un piatto in tavola. Quindi passavo le ore a osservare mia nonna durante l'estate che preparava, e questa passione poi l'ho portata avanti quando sono stato fidanzato per tanti anni con la figlia di un ristoratore. Passavo tutto il mio tempo nelle cucine del ristorante a osservare. A un certo punto ho deciso di portare la mia esperienza manageriale creando un progetto nell'ambito della ristorazione che mi appassionava. La difficoltà era, all'inizio, parlando della storia, la grande differenza che c'era in Italia rispetto alle altre grandi città d'Europa e del mondo nel tipo di ristorazione. Parlo soprattutto di Roma, dove poi ho aperto questa attività. All'inizio degli anni 90 Roma fondamentalmente aveva due tipi di locali, aveva ristoranti, casarecci, le trattorie romane,